Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Federica e come vi avevo promesso, da oggi iniziamo a scoprire uno per uno come utilizzare gli strumenti per ottenere la massima fedeltà nei colori dalla nostra attrezzatura ed ottenere quindi fotografie o video sempre perfetti. Se non l'avete visto, vi rimando al video introduttivo dove vi faccio una breve panoramica di tutti gli accessori disponibili per aiutarci nel nostro workflow. Mentre in questo video parliamo nello specifico del colorimetro, strumento necessario per una corretta calibrazione del nostro monitor del PC. Ma prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Escono ogni domenica alle 12 in punto. Vi ricordo che troverete l'articolo con la trascrizione del video sul mio sito, vi lascio il link in descrizione. Inoltre, se volete saltare a una determinata parte di questo tutorial, ho diviso tutto in capitoli in modo da poterlo consultare più facilmente. Bene, siete pronti? Partiamo dalle basi, rispondendo alla domanda: che cosa vuol dire calibrare? Calibrare vuol dire misurare dei parametri e compararli con uno standard. Questa comparazione, come vedremo, viene fatta tramite lo strumento di Data Color, che ogni volta leggerà i valori e apporterà le dovute modifiche per adattarli allo standard. Ok, ma che cos'è lo standard ICC? Riporto la definizione da Wikipedia. Un profilo ICC è un insieme di dati che descrivono, secondo regole e standard promulgate dall'ICC, International Color Consortium, il modo in cui i colori sono rappresentati in un determinato spazio dei colori. I più famosi spazi colori, ricordiamo, sono sRGB, Adobe RGB e Profoto RGB. Ma perché è necessario calibrare il nostro monitor? Beh, parametri quali luminosità, contrasto e colori vanno regolati in modo da avvicinarsi il più possibile allo standard di riferimento ICC. Se lavoriamo con più computer e abbiamo più schermi, è indispensabile calibrarli tutti così da essere sicuri di vedere la stessa immagine nel modo più simile possibile. Sarà comunque impossibile ottenere un perfetto match tra due monitor, anche se sono dello stesso modello, perché questioni proprio di hardware, ma comunque possiamo fare in modo che si avvicinino molto, fino a somigliarsi. In generale, quindi, i monitor non calibrati capirete che visualizzano i colori in modo molto differente l'uno dall'altro. Inoltre, i colori visualizzati su un monitor possono variare il loro aspetto nel tempo, perché la qualità dell'immagine decade e più il monitor diventa vecchio, e questo perde di luminosità e accuratezza. Ecco perché bisogna calibrare infatti il nostro monitor periodicamente, ad esempio una volta al mese può essere un buon compromesso. Questa calibrazione non può essere fatta d'occhio però, ma ci vuole uno strumento apposito chiamato sonda di calibrazione o colorimetro, come lo spider della Data Color. Un altro motivo per cui è importante calibrare il nostro monitor è la post-produzione. Se non visualizziamo i colori nel modo corretto, perderemo un sacco di tempo in editing per cercare di correggere un'immagine nel modo giusto, senza però riuscirci. Supponiamo di avere un monitor con delle dominanti blu molto forti. Lavorandoci senza calibrazione succede che a noi sembrerà perfetta questa immagine, ma quando l'andremo a vedere su uno schermo diverso, come può essere quella del cellulare o sul PC di un amico che ha il monitor calibrato, succederà di vedere la nostra foto con una forte dominante gialla. Ma perché? Perché avremo post-prodotto quell'immagine pensando che fosse fredda. Invece era il nostro monitor che ce la faceva vedere blu e in realtà abbiamo scartato troppo l'immagine. Oppure facciamo l'esempio della stampa. Supponiamo di aver stampato la stessa foto di prima. Ecco che ci arriverà una foto con colori che non corrispondono alla realtà, risultando eccessivamente gialla. E daremo la colpa magari al servizio di stampa quando invece siamo noi inconsapevoli a vedere i colori sbagliati. Su monitor non tarati le immagini potrebbero mostrare un colore d'incarnato non corretto, bianchi che non sono puri, blu che tendono al ciano e così via. Se teniamo poi la luminosità tanto alta rispetto ai valori di riferimento, potremo ritrovarci addirittura con stampe troppo scure e così via. Insomma, le problematiche legate alla non calibrazione sono tantissime. Ma c'è un modo per risolvere una volta per tutti questi problemi, usando una sonda per calibrare il nostro monitor e in questo modo saremo sicuri che le immagini che vedremo a schermo rispecchieranno lo standard ICC. Vediamo allora come usare il Data Color Spider X. Iniziare ad usare lo Spider X è molto semplice.
Innanzitutto scarichiamo il software dal sito di Datacolor. Troverete il link all'interno della confezione insieme al codice di attivazione del prodotto. Installiamolo e colleghiamo la sonda al PC. Facendo partire il software di SpiderX verrà avviata una procedura guidata che ci guiderà appunto attraverso il processo passo dopo passo. I passaggi potrebbero cambiare a seconda di quale modello di Spider avete, ma vediamo i principali. La prima volta il software vi mostrerà questa schermata principale, dove dovrete segnalare, mettendo le spunte, di aver letto i quattro suggerimenti per avere una calibrazione ottimale del vostro monitor, ovvero il riscaldamento. Dobbiamo assicurarci che il display sia stato acceso per almeno 30 minuti prima di eseguire una calibrazione. Poi le condizioni di illuminazione. Dobbiamo evitare di far cadere della luce diretta sul display perché potrebbe influire sulla calibrazione. I controlli di visualizzazione. Controlliamo cioè se il computer ha questi controlli e assicuriamoci di averli impostati sui valori predefiniti. Insomma, queste impostazioni devono essere tutte resettate ai valori di fabbrica. E poi la connessione Spider. Prima di andare avanti, colleghiamo lo SpiderX a una porta USB del computer. Il programma ci invita a non utilizzare hub, cavi di prolunga o porte esterne perché lo Spider potrebbe non avere il giusto flusso di dati e quindi potrebbero sorgere errori. Una volta messe tutte le spunte, possiamo premere il bottone e passare alla fase successiva. Se avete più di un display collegato al computer, qui è dove scegliete quale calibrare e automaticamente la finestra si sposterà sul monitor selezionato. Andiamo avanti e ora ci chiede se il display da calibrare si tratta di un monitor, uno schermo di un portatile o nel caso dello SpiderX Elite anche di un proiettore. Poi dobbiamo selezionare il produttore e scrivere il modello del nostro monitor. Andiamo avanti e il software ci chiede se sul menu del monitor, quello che troviamo pigiando i tasti sotto o dietro di esso, abbiamo le impostazioni di luminosità e gradi Kelvin. Ok, ora la faccenda si fa un po' più difficile perché ci chiede che tipo di retroilluminazione possiede il nostro monitor. Possiamo controllare cercando nelle specifiche tecniche del modello su internet, altrimenti il programma ci dice che se non siamo sicuri possiamo scegliere l'opzione General. Nel caso dello SpiderX Elite, come il mio, comparirà anche questa schermata, seleziona flusso di lavoro. In pratica la versione Elite offre delle opzioni avanzate, ma ne parleremo alla fine. Ok, ci siamo quasi. Questa è la preschermata prima che parti la calibrazione. Se è la prima volta che fate partire il programma, automaticamente sarà selezionata la full call. Altrimenti potrete scegliere se ricalibrare da zero o verificare l'accuratezza della calibrazione già attiva. Qui abbiamo anche le impostazioni attuali del target per gamma, punto del bianco e luminosità. Possiamo decidere di cambiare se vogliamo queste impostazioni, ma se non siete pratici, vi consiglio di lasciare come consiglia il programma. Qui sotto invece possiamo scegliere se vogliamo che lo Spider analizzi la luce nella stanza per aiutare a impostare correttamente la luminosità del display in base al livello di illuminazione presente nell'ambiente di lavoro. Ora è arrivato il momento di utilizzare la sonda. Se abbiamo scelto di rilevare la luce nella stanza, il colorimetro va appoggiato sulla scrivania e poi va premuto il pulsante per andare avanti. La sonda si attiverà per un secondo leggendo la luce ambiente e invierà il segnale al programma. Attenzione a non mettere lo SpiderX sotto luce diretta, altrimenti la lettura non sarà accurata. Il programma a questo punto ci dirà se nella stanza abbiamo il livello basso, medio o alto di illuminazione e a seconda del risultato ci consiglierà come impostare la luminosità del nostro monitor. Andiamo avanti. Apparirà questo pop-up che ci avverte che dovremmo fare delle modifiche in corso d'opera e quindi di non allontanarci dal PC. Finalmente possiamo appoggiare lo SpiderX sullo schermo. Il programma ci mostrerà l'esatta posizione in cui dobbiamo posizionarlo. Togliamo la protezione al sensore e usiamola come contrappeso per controbilanciare il colorimetro. Vi consiglio di inclinare leggermente il monitor, così la sonda appoggerà sullo schermo da sola, senza doverla tenere in posizione. Ricordate che deve restare immobile, altrimenti non misurerà bene. La sonda, tramite il suo sensore, leggerà tutti i colori che passeranno sul monitor. Dopo poco tempo, se abbiamo selezionato la lettura della luce ambiente, la calibrazione si stopperà per farci modificare la luminosità del monitor e portarlo al valore giusto per la nostra stanza. Utilizziamo i controlli del nostro display per alzare o diminuire la luminosità e controlliamo tramite il tasto aggiorna se raggiungiamo i valori consigliati. Una volta che i valori combaceranno, possiamo andare avanti e a questo punto il software continuerà da solo fino al termine dell'operazione. Una volta terminata la calibrazione, possiamo salvare il profilo ECC che lo SpiderX ha appena creato per noi.
Io di solito uso il nome del monitor che ho appena calibrato, ma se avete intenzione di creare più di un profilo potete dare un nome identificativo. Questo nuovo profilo verrà utilizzato ogni volta che viene caricato il software SpiderX, ad esempio all'avvio del PC. Ricordate cosa vi ho detto all'inizio del video? Calibrare periodicamente il proprio monitor è importante e infatti in questa schermata possiamo scegliere che il software ci ricordi dopo un certo periodo di tempo di rieffettuare la calibrazione. La prossima volta che aprirete il software potrete anche selezionare il Recal, che in pratica vi fa saltare tutta la parte iniziale dove impostiamo i parametri del nostro monitor, oppure il Checkcal, tramite il quale ci accerteremo velocemente se il monitor abbia effettivamente bisogno di rifare la calibrazione. Infine abbiamo l'opzione dello Spider-Proof. Questo strumento ci fa comparare come vedevamo l'immagine sul monitor prima della calibrazione e come è cambiata dopo la calibrazione con lo Spider-X. Su Profile Overview, invece, possiamo vedere il gamut del nostro display e compararlo con gli standard sRGB, NTSC o Adobe RGB. In pratica possiamo comparare quale serie di colori il nostro monitor riesce a riprodurre rispetto a questi standard. Parliamo ora delle differenze tra SpiderX Pro e Elite. Esistono due versioni di SpiderX per soddisfare esigenze e budget diversi. La sonda è sempre la stessa per tutti e due i modelli. Quello che cambia tra queste due versioni sono le funzioni disponibili. Lo SpiderX Pro offre, diciamo, le funzioni base per una corretta calibrazione, quindi il controllo sulla gestione del colore, la misurazione della luce ambientale e la possibilità di calibrare più dispositivi, ma non proiettori. Lo SpiderX Elite invece ha anche delle opzioni avanzate, tra cui la possibilità di salvare profili colori illimitati, mentre nel Pro ne possiamo salvare solo 12. Poi ha una maggiore analisi della qualità del display e la possibilità di calibrare una più ampia gamma di dispositivi con regolazioni ancora più dettagliate e precise. Inoltre ha la funzionalità Studio Match, che consente a chi possiede più di un monitor nel proprio studio di calibrarli in modo che risultino il più simili possibili tra di loro. Infine c'è anche l'opzione di soft proofing che ci permette di avere un'anteprima dell'output di stampa. Entrambi gli spider sono i più veloci, precisi e facili da usare di sempre, quindi scegliete liberamente in base all'uso che ne farete quale modello acquistare, se il Pro o l'Elite. La qualità della calibrazione sarà sempre la stessa, non vi dovete preoccupare. Vi lascio il link di entrambi in descrizione e se questo video vi è stato utile vi invito a lasciare un like o un commento qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo tutorial. Ciao!